Un saluto a tutti gli sportivi di Sport a chilometri zero e di Sport a chilometri zero basket. Questa sera andiamo alla scoperta del pianeta Laurenziana e lo facciamo con un coach donna, Elena Vezzosi. Innanzitutto, prima di iniziare l'intervista, ringraziamo Laurenziana, Tommaso Paoletti, e Elena Vezzosi, innanzitutto, di averci concesso, l'intervista. Non prima di iniziare, voglio precisare. Per quanto riguarda la Laurenziana, l'importante partnership e collaborazione che questa società sta attuando con Humana Rayer Venezia, una giusta, diciamo, collaborazione che dà a questa società la possibilità di integrare i servizi ai propri atleti, ai propri allenatori, poter partecipare in tornei importanti, confrontarsi con una società importante. Insomma, come nel basket, anche per le società, il miglioramento si attua attraverso anche queste sinergie. Ci fa piacere appunto ricordare che questa società appunto con Humana Rayer ha stretto questa collaborazione. Detto questo, passiamo all'intervista. Grazie Elena, grazie per la tua disponibilità, grazie per aver accettato la nostra intervista. La prima domanda che ti faccio è come è nata questa passione? È vero che quando eri piccola e andavi a scuola le maestre chiamarono i tuoi genitori perché volevano farsi spiegare perché a disegno tu disegnavi sempre i campi da basket. Ci racconti un po' l'episodio? Sono praticamente nata con il pallone da basket in mano perché già a 15 giorni mio padre mi portò in palestra con lui e poi anche nei primi anni di vita stavo sempre insieme a lui. Pertanto è vero anche l'aneddoto delle maestre che chiamarono i miei genitori perché disegnavo già i diagrammi. Poi crescendo la passione si è sviluppata nel vedere mio padre allenare, nel vedere la passione che metteva nell'insegnare ai ragazzi e quindi ho capito che era quello che mi sarebbe piaciuto fare. Elena, hai scelto Laurenziana per maturare esperienze di coach e di assistant coach. Ci vuoi un po' spiegare il pianeta Laurenziana? Sono approdata in Laurenziana prima di tutto perché conoscevo Tommaso Paoletti e mi ha dato subito tanta fiducia. Conoscevo il modo di lavorare di Tommaso, serio e metodico, e quindi sapevo dietro al progetto Laurenziana quanto lavoro e attenzione c'era. Ho trovato un ambiente molto familiare. C'è una presidentessa donna che è diventata anche un'amica, è una persona sempre presente nonostante i suoi mille impegni e preoccupazioni perché è una madre di famiglia, perché comunque anche lei è un coach e riesce anche a gestire la società. E poi mi ha dato comunque una grande opportunità per di allenare un Under 16 Eccellenza, fare un'interzona giovanile e quest'anno mi dà anche l'opportunità di allenare per la prima volta una squadra senior. Quindi l'ambiente laurenziana è un ambiente molto accogliente, ma allo stesso tempo anche molto professionale, per quanto per me è comunque un secondo lavoro. 17 sono le squadre che gestisce la Laurenziana. Ci puoi un po' elencare le stesse fino ad arrivare appunto ai gruppi di mini basket? La Laurenziana ha 17 squadre, abbiamo 4 prime squadre, di cui una femminile e le 3 prime squadre maschili che militano in Serie C Silver, in promozione e in prima divisione. Poi ha 9 squadre giovanili, di cui 2 femminili, un under 18 e un under 16 che facciamo insieme in collaborazione con il Baloncesto. E poi ha tutte le categorie giovanili, dagli esordienti agli under 18, e under 18 abbiamo anche sia silver che gold. Inoltre abbiamo 5 gruppi mini basket e alleniamo i bambini fino al 2016. Under 18 Gold, promozione, tu alleni queste due squadre. Che tipo di sinergia cercate di avere in un allenatore che allena queste due realtà? E quali sono appunto gli obiettivi che ti sei posta e la società si è posta e ti ha dato per questa stagione? Per questo io non mi piace, non sono un'allenatrice diciamo timida o scaramantica, so che in entrambi i campionati siamo competitivi e giocheremo entrambi per vincerle. Tutto però rimane alla base, la mia preoccupazione principale è comunque il miglioramento del ragazzo. Elena, quali sono le caratteristiche che preferisci tra intensità di gioco, giro palla, difesa, personalità o quale altra caratteristica ti piace nelle tue squadre?
Le mie squadre sono sempre distinte per intensità difensiva e tanta anche grinta, sia difensiva sia la grinta nel non mollare mai, perché rispecchia un po' me. Poi alla base di tutto mi piace la collaborazione sia offensiva che difensiva, ma si sviluppa poi con l'allenamento. Principalmente però l'intensità e la grinta difensiva devono essere un marchio che ci contraddistinguerà anche quest'anno. Elena, spesso abbiamo parlato di basket con tanti esperti, abbiamo detto che il punto da cui si parte è la volontà di migliorarsi. Ecco, dal tuo punto di vista, quanto i nostri giovani cestisti sono disposti a sacrificare per migliorarsi? L'obiettivo mio e della società è il miglioramento individuale del ragazzo, però un allenatore deve sempre anche avere presente qual è l'obiettivo del ragazzo. Perché magari ci sono dei ragazzi che vengono in palestra per migliorare individualmente, per migliorare anche a livello di squadra e di gioco. Altri invece vengono in palestra solo per stare con gli amici. Ecco, lì l'allenatore deve riconoscere qual è l'obiettivo del ragazzo e motivarlo e istradarlo e trovare comunque delle motivazioni e dei stratagemmi anche per fargli venire anche a chi viene in palestra per stare con gli amici la voglia del miglioramento individuale. Bisogna stimolarli ancora di più quelli che di per sé non vengono per solo per il miglioramento individuale. Questo significa anche che noi alleniamo tutti allo stesso modo e tutti con la stessa attenzione e dedizione. Se dovessi dare un consiglio a una giovane che vuole diventare istruttore di mini basket, che consiglio gli daresti? Passione, gli direi passione, perché prima di tutto per fare questo mestiere o hobby ci deve essere alla base la passione e poi anche però la disponibilità nel saper ascoltare i ragazzi, nel capire i ragazzi, perché quando andiamo a lavorare in palestra con ragazzi giovani, anche in un momento in cui stiamo vivendo adesso, è fondamentale saperli anche capire, interpretare e ascoltare. E poi ci deve essere tanta passione, perché comunque la maggior parte di noi magari lo fanno come secondo lavoro o come un hobby, e per stare in palestra e dedicare tanto tempo e tante energie, perché per allenare una squadra di 12-15 giocatori serve tanta energia, alla base di tutto ci deve essere la passione per questo sport e per questo pallasticchi. Elena, siamo arrivati alla fine, ti ringraziamo veramente tanto per la tua disponibilità, per aver concesso questa intervista a Sport Chilometri Zero Basket, e auguriamo buon basket a tutti. Infine saluto tutti i tifosi alla Laurenziana, tutti i tifosi di Sport a Chilometro Zero che noi qua da Firenze seguiamo sempre. Invito tutti a mettere mi piace anche alla pagina e buon basket a tutti.